Intanto, come spiego anche nel mio libro su Nietzsche, Foucault non ama la filologia, non ama il rigore filologico, dichiara in modo esplicito che non è importante quello che Nietzsche abbia detto e pensato, l'importante è quello che Foucault vuole ritrovare in qualche modo in Nietzsche. Quindi da questo punto di vista Foucault assume un atteggiamento sovrano nei confronti dell'autore interpretato. E questo credo che sia contrario a qualsiasi rigore filologico e direi che è contrario anche a qualsiasi etica del discorso. Cioè bisogna saper distinguere l'autore interpretato dall'utilizzazione che poi si può fare di questo autore interpretato. Quindi questa è la prima cosa da tenere presente. Per quanto riguarda poi Foucault, in effetti Foucault è il teorico della microfisica del potere, no? È un celebre testo che naturalmente insomma, contiene anche molti spunti interessanti. Non c'è dubbio, no, che il potere si manifesta ad ogni livello. Per esempio, nel momento in cui ha luogo questa intervista, io sto esercitando un potere anche su di te, sto esercitando un potere perché in qualche modo tu sei costretto o sei portato ad ascoltarmi, e forse poi quando questa intervista verrà vista sul blog, coloro che ascoltano, vedono questa intervista, sono esposti per l'appunto alla mia interpretazione. Anche questo può essere inteso come un rapporto di potere. Si può anche dire questo, però se questo rapporto di potere viene messo sullo stesso piano del rapporto di potere per cui Obama, Sarkozy e Cameron decidono la guerra contro la Libia, è evidente che giungiamo semplicemente non soltanto ad una sciocchezza colossale, ma giungiamo in realtà ad una ideologia che, vedendo il potere diffuso ad ogni livello, finisce col bagatellizzare anche le forme di potere più odiose. E secondo me questa è la critica fondamentale che si può e si deve fare a Foucault. Foucault ha per l'appunto insistito sempre su questa microfisica del potere. È evidente che noi possiamo analizzare e dobbiamo analizzare i rapporti di potere nelle carceri, negli istituti psichiatrici, tutto questo dobbiamo fare, però è chiaro che non possiamo mettere tutto sullo stesso piano, e se abbiamo di vista una trasformazione della società dobbiamo mettere in primo luogo al centro della nostra attenzione categorie centrali come quella di imperialismo e di capitalismo. È quello che Foucault non fa assolutamente. Foucault, che ha voluto mostrare il suo radicalismo, il suo apparente radicalismo, andando alla ricerca di qualsiasi rapporto di potere in qualsiasi angolo dell'esistenza, non ha dedicato nessuna attenzione, per quello che mi risulta, e questo è stato sottolineato anche da interpreti importanti di Foucault, non ha dedicato nessuna attenzione per esempio alla guerra coloniale della Francia contro l'Algeria, non ha dedicato nessuna attenzione o scarsa attenzione ai rapporti di dominio fra paesi colonialisti e popoli coloniali, e questo dimostra che non è in realtà una vera e propria filosofia dell'emancipazione.